Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video sui prodotti da supermercato. Aggiornamento perché ho trovato qualcosina, qualcos'altro di buono. Sapete che per i miei video dei prodotti da supermercato io vado direttamente proprio in persona. Spesso faccio anche video vlog sul mio secondo canale, Pachito Piccante, e là, perché oltre a farvi le ricette di cucina, spesso faccio anche vlog al supermercato con mia sorella, dove compriamo non solo cosmetici, ma anche cibo con ingredienti buoni, insomma, WhatsApp. Insomma, ci divertiamo tantissimo. E di recente ho comprato un po' di cosine carine e ho finito di testare, di provare altre cose, perché poi molto spesso ci metto un po' di tempo, perché ci tengo tantissimo a testare, a provare tutto bene per farvi una recensione proprio coi fiocchi. E quindi iniziamo subito, ragazze. Il primo prodotto che volevo far vedere è questo qua, che mi sta piacendo tanto e che è la nuova linea di Milmil Bio. E voi sapete che Milmil è uscita con questa linea bio che si trova al supermercato, non costa neanche tanto, quindi io subito zac ho voluto provare e ho detto: ma sì, faccio sapere alle ragazze. Con aloe vera, olio di lino biologici, è uno shampoo delicato idratante, quindi già sta cosa col letto delicato, ma mi è piaciuta. E allora, l'incio è molto bello, ragazze. Questo è uno shampoo che praticamente dopo l'acqua ha subito il gel d'aloe vera, quindi cosa fantastica che rende il prodotto veramente molto nutriente, idratante, ed è indicato anche per chi ha problemi di cuoio capelluto, come può essere come può essere capelli grassi, perché sapete che l'aloe vera è molto molto lenitiva e anche sebo equilibrante. Dopo c'è l'ammonium lauryl sulfate, però questo tensioattivo è ben bilanciato, perché dopo c'è il decilglucoside, c'è l'estratto di calendula, l'estratto di semi di lino, c'è il cocoglucoside, ci sono altri glucosidi delicati che bilanciano l'ammonium lauryl sulfate, e appunto ci sono tutti estratti carini, ci sono anche le proteine, è molto molto carino. A me questo shampoo mi è piaciuto molto, fa anche abbastanza schiuma, però non aggredisce. Mi trovo molto molto bene ad utilizzarlo, ad esempio, dopo che ho fatto un impacco. Sapete che magari quando fai un impacco vuoi un prodotto che ti lava bene, no? Che in un'unica sciampata ti toglie tutto. Questo è così, perché fa una bella schiuma e ti lava bene. Però vi posso assicurare che non secca il cuoio capelluto, cioè mi sono trovata bene, lo trovo molto molto formulato bene. Poi ovviamente voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E di questa linea Milmil sto provando anche altre cose. Se vi fa piacere fatemelo sapere, così faccio anche un'altra recensione su tutti gli altri prodotti, perché ne sono usciti tanti. Non solo shampoo. Allora, uno shampoo che è una conferma di un prodotto che veramente vi straconsiglio se cercate uno shampoo con buoninci da supermercato, che quindi costa poco. Ricordatevi sempre che questi prodotti non sono ecobio. Io non ho mai detto che sono ecobio. Ovviamente io stessa nel mio quotidiano preferisco e utilizzo di gran lunga i prodotti completamente ecobiologici e naturali. Però ovviamente questi video sono dei compromessi, insomma, per qualità e prezzo che faccio soprattutto per avvicinare le persone al mondo del bio, ma soprattutto perché può capitare anche a me, capita, insomma, i prodotti che vi faccio vedere io li finisco, li uso, quindi vuol dire che sono buoni, che uno cerca una cosa a volo perché vuole risparmiare, perché non ha tempo di comprare online, o perché magari sta sul mercato, vuole comprare un prodotto, insomma, quindi questi qua hanno buonici, sono accettabili. Questo di Garnier, che voi spessissimo chiedete prodotti di Garnier, ho fatto anche su blog dei post con gli shampoo e balsami migliori di questa marca, quindi di Garnier. Questo qua è uno del mio preferito in assoluto, perché è molto ben bilanciata la formula, quindi non è per niente aggressivo, non ha silicone. Ricordatevi che il Polyquaternum 10, che spesso mi chiedete, anche se è un ingrediente sintetico, ovviamente non naturale, ma non è un silicone, quindi non è un ingrediente assolutamente dannoso. Poi piace tantissimo il profumo, perché ha il mango e fiori di tiare, quindi lo trovo proprio estivo, fantastico. Quindi questo è uno dei shampoo preferiti. E voi mi chiedete spessissimo di Garnier. Allora, io ve ne ho parlato tanto, però ci tengo a dirvi: se uno shampoo non ve lo mostro nei miei video da supermercato, probabilmente due sono le cose: o ancora non l'ho notato ed è difficile, perché io praticamente il 60% della mia vita la passo al supermercato a fare missioni, cioè, vabbè, a parte scherzi, però mi piace tanto. Oppure un prodotto che non va bene, quindi ad esempio questo prodotto ultra dolce all'argilla e
Cedro, sì, dovrebbe essere, eccolo qua, che io ho fotografato per voi, eccolo qua, al supermercato. Questo è un prodotto, ragazze, che non ha un buonici, non è accettabile, non va bene, perché vi dico, anche se è senza siliconi, però la formula non è bilanciata, è una formula potenzialmente aggressiva, quindi ovviamente se ci sono altri prodotti come questo e altri, sempre di Garnier, che sono ben bilanciati, hanno tensioattivi meno aggressivi, insomma, perché prendere questo? Ma teniamoci su quelli che sono buoni. Questo ha la Monom Lauryl Sulfate, che è un tensioattivo aggressivo, e questo tensioattivo dovrebbe essere bilanciato da un glucoside, da una betaina, da qualcosa di delicato. Invece, subito dopo cosa c'è? C'è lo SLES. Subito dopo ancora cosa c'è? C'è il sodium cloride, che quindi il sale. C'è il caolino, l'argilla, quindi questo prodotto, secondo me, io leggendo l'inci, vi ripeto, non l'ho comprato, non l'ho provato, ma non ve lo consiglio neanche se avete i capelli grassi, perché secondo me è troppo aggressivo, è troppo disseccante e quindi secondo me non va bene. C'è l'estratto di limone, quindi ci sono estratti carini, però secondo me è veramente troppo sgrassante. Ho paura che anche per chi ha i capelli grassi possa causare l'effetto rebound, cioè che praticamente vi causa praticamente più sebo ancora a lungo andare, quindi non va bene. Voi ditemi nei commenti se l'avrete provato, cosa ne pensate. Ci tenevo anche a dirvi questa cosa perché avevo pubblicato delle foto appunto degli spezzoni riguardanti il mio videovlog che avevo fatto alla Coop di me con questo prodotto in mano, che non so perché stranamente, cioè, avevo fatto sta faccia che sembrava contenta con questo prodotto di Garnier Ultra Dolce, appunto Tesori di Miele. E come ho detto già nel video, ci tengo a ribadire che è un prodotto che non va assolutamente bene, perché è un prodotto che non ha un buon inci, non è accettabile. Sapete che a me non me ne può fregare di meno, perché io dico sempre la verità. Quindi è un prodotto che ha paraffina, silicone, comunque non mi ricordo, ma comunque ci sono tante cose che non vanno bene. Quindi, malgrado la mia faccia che era più sconvolta che contenta, smentisco, quindi vi confermo quello che già vi ho detto nel video, bocciato. Continuando con Garnier, questo qua è appunto uno dei miei balsami, se non il preferito dell'ultra dolce di Garnier. Appunto, ho fatto vedere lo shampoo preferito, faccio vedere il balsamo preferito in questo periodo dell'anno. Vogliamo un balsamo ovviamente in estate che ci va a nutrire i capelli, che li districa. Bello, potente, putendolo. Questo è così, perché questo è all'olio di avocado e burro di karité. Spesso anche mia mamma, magari se si trova fuori, mi chiama, mi dice: ah, mi devo comprare un balsamo, non ne ho, ho finito, oppure così. Quale devo prendere? Dico, prendi quello, vai sul sicuro, compra quello là. Questo è molto districante, a base di betrimonium cloride, che quindi è un condizionante molto districante, molto nutriente. Quindi questo ovviamente non ha silicone, non ha paraffina, c'ha l'olio di avocado che è molto nutriente. Quindi è un balsamo proprio crema, cremoso, che proprio se avete i capelli secchi, sfibrati, bello, molto molto districante, nutriente, li fa morbide. Bello, strong, forte. Poi ci tenevo a dire qualcos'altro sulla linea dei provenzali. Vi ricordate che io avevo fatto nell'altro video la recensione di alcuni prodotti? Vi ho detto che ne stavo provando ancora altri. Allora, ho provato il contorno occhi, e il contorno occhi è veramente super promosso per me, ragazze, perché c'ha un inci veramente bello grande, quindi è ricco ricco di cose. C'ha tutti gli estrattini, appunto, nutrienti, tonificanti, quindi che vanno bene. Ovviamente c'ha l'olio di rosa moscheta ed è fatto in crema. Eccolo qua. Questo è un prodotto in crema, ragazze, cioè che io quando lo vado ad applicare è molto molto nutriente, cioè lo vado a picchiettare e mi sento proprio che mi nutre, quindi questo va bene proprio per chi ha le rughette, segni di espressione, che è molto anti-age, più per le rughe. Infatti qua c'è scritto azione rigenerante, idratante, ma anche per prevenire e combattere le rughette, perché senti proprio un effetto, zac, distensivo. Ovviamente quando fa caldo io lo metto solo di sera, di giorno assolutamente no, però di sera trovo che vada bene, insomma, va bene. Ci sono anche ragazzi, anche giovani, che hanno la predisposizione alle rughettine. Ragazzi, questo è buono, non costa tanto, quindi ve lo consiglio. Poi ho provato l'olio puro di rosa moscheta,
fantastico. Eccolo qua, viene in questa scatola e la cosa bella è che è veramente puro, quindi è fantastico, e vi assicuro che non è sempre così, perché il primo ingrediente qua è proprio l'olio di rosa moschita, poi c'è il tocoferolo. Comunque un bellissimo prodotto, mi piace tanto anche il packaging, no? È carino, che ovviamente io dopo non butterò quando finirà, ma lo riciclerò perché è troppo troppo figo. E non lo buttate neanche voi, vi prego, mi fate pigliare un colpo, è bello, cioè è di vetro, ci potete mettere dentro tanti olietti carini, ci potete mettere dentro anche, io ho fatto parecchi prodotti olio per il viso, vi ricordate? Quindi ve lo fate voi, fate un mix di oletti, lo utilizzate, è molto molto carino, perché il metodo migliore è questo qua, di mettere un dosagocce, un contagocce, insomma dosaprodotto, e quindi così con la goccina, ne basta una goccina, vi dura tantissimo, lo potete utilizzare sul contorno occhi ma anche sul viso. Ovviamente se non avete la pelle grassa, assolutamente la pelle grassa no, non va bene. Se avete la pelle normale con le rughe, pelle matura, va bene, se no per tutti i tipi di pelle, anche giovani, potete metterlo sul contorno occhi. Ma l'olio di rosa moschita, ragazzi, va bene anche per i capelli, lo sapete? È veramente ottimo se lo lasciate agire sulle punte dei capelli, appunto fate tipo un impacco sulle punte dei capelli, è molto molto nutriente e rigenerante. E poi va benissimo anche per le smagliature, quindi lo potete mettere ad esempio sul seno, sul décolleté, sulla pancia, è molto tonificante, molto molto per le smagliature, è veramente fantastico. Poi ragazzi, ho provato anche la crema, questa qua nutriente, sempre dei provenzali, vi ricordate che io avevo provato quell'altra che era quella più leggera, infatti c'era scritto per pelle mista, vi avevo detto che insomma si sentiva un bel effetto tiraggio, bello nutriente, però non era affatto pesante, e ve la consigliavo infatti anche se avete la pelle mista e grassa, perché era molto molto leggera, anzi forse troppo leggera, che ti sentivi la pelle molto asciutta, quasi che ti tirava. Ecco, quella crema là la sto usando in questo periodo che fa caldo, perché appunto è molto leggera, però se volete qualcosa di molto nutriente, magari proprio alla rosa moschita, quindi proprio per combattere le rughe, proprio che vi va a nutrire la pelle a fondo, questa è veramente ottima, una crema molto molto ricca, la rosa moschita, e per quello che costa è veramente buona. Molto spesso si vanno comprando creme che costano tantissimo, americane, giapponesi, veramente creme miracolose, ragazze, questa è una crema che costa poco, ma c'ha il fior fior di ingredienti dentro, veramente fantastica. Oltre all'olio di rosa moschita, tanti estratti super anti-age, veramente fantastici. C'ha l'estratto di lisina aspartate che attenua i segni di fatica e di stress, comunque è veramente fantastica. Io l'ho quasi finita, infatti ce n'è poca poca poca, ed è una crema molto molto nutriente, non fa scia bianca, e ti senti che ti lascia molto la pelle bella, nutrita. Regalatela a vostra mamma, regalatela a una persona che magari ha la pelle secca, oppure magari per esempio questa potete utilizzarla anche sul contorno occhio, molto spesso la sera, tipo se ho bisogno di nutrire a fondo la mia pelle, metto questa qua e la metto non solo sul viso ma anche sul contorno occhio. Quindi se comprate questa potreste anche fare a meno del contorno occhi, perché è veramente una crema ottima che va bene proprio per le rughe, fantastica. E quindi così ho completato con la linea la rosa moschita dei provenzali, perché veramente stavo male se non vi parlavo di tutti i prodotti, perché voi me lo chiedevate, quindi sapete che ci tengo tanto a parlarvi di tutte le cose buone che escono da sul mercato. E un'ultima parolina la vorrei spendere per questo prodotto di Vivi Verde Coop, che vi ricordate, io vi avevo fatto un video aggiornamento sui prodotti Vivi Verde Coop, ragazze, e vi avevo detto questa crema gel idratante protettiva, la sto veramente usando molto in questo periodo, e ve la voglio consigliare se cercate un prodotto idratante quotidiano però molto fresco, perché io spesso di giorno, vi dico di verità, non ce la faccio proprio a mettere la crema, perché veramente non ce la posso fare, fa caldo, si suda. E se però sentite che avete bisogno di mettere qualcosa di fresco, allora vi consiglio un prodotto tipo così, che questo in gel, è un gel rinfrescante che è molto molto leggero, quindi è praticamente oil free, quindi non ha grassi, non vi lucida la pelle, quindi ottimo anche per pelle mista e grassa. E infatti questo comunque è idratante, perché c'ha l'acido ialuronico, c'è estratto di amamelis che quindi è tonificante, astringente, quindi ottimo per la pelle, c'ha vari estrattini.
molto molto carino da utilizzare appunto la mattina, vi svegliate, vi lavate il viso e mettete uno zig di questo che appunto è gelatinoso e così state belle fresche, vedete? Si asciuga in fretta, è carino insomma, e così non vi sentite la pelle che si lucida, magari mettendo creme si può ungere. Quindi questo è tutto ragazze, queste erano le ultime novità sui prodotti da supermercato, sto già testando tante cosine, ho comprato tante cosine carine, voi fatemi sapere nei commenti se avete provato questi prodotti, come vi siete trovate, se ne avete trovati altre, io a brevissimo vi farò nuove recensioni, sono andata in vari supermercati, in vari discount, quindi non vi dico nulla, ma veramente ho tante tante cose da dirvi, tanti video da farvi, sono felicissima e entusiasta del fatto che veramente tutte le linee stanno migliorando e anche al supermercato si può trovare qualcosa di buono. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se siete nuove iscrivetevi al canale, io vi mando un bacio grande, ciao!